vi giuro che era da molto tempo che non mi sentivo così cessa come oggi. Oh raga, domani ho l'esame e me ne sto facendo sotto. Ho paura. Adesso sono le 2:30 e sto per riprendere la mia sessione di studio pomeridiana. Non sono psicologicamente pronta, ve lo giuro. Adesso iniziamo a ripetere. Sono fatta la doccia, mi sono sistemata i capelli, mi sono sistemata la vita. Ho già preparato i vestiti per domani. Sono stragitata, raga. Non sto, cioè, io non ci credo che domani devo andare in università a fare l'esame. Veramente, non me lo sto spiegando. Non me lo so spiegare io, cheat Tiziano Ferro, ma ve lo giuro, me la sto facendo completamente sotto. Poi la cosa orripilante è che domani il mio esame ce l'ho alle 2. E domani mattina ho il treno alle 9:15. Sarà angosciante la giornata di domani perché, cioè, dovrò aspettare fino alle 2. Mamma mia, che paura! Da una settimana, anzi, sì, è da una settimana che non riesco a dormire. Spero di passare l'esame, spero di passarlo bene perché sono comunque preparata, mi sono preparata, però non ho mai certezze in quest'università. È per questo che vorrei vivermela in modo tranquillo, ma non ce la posso fare. Poi questo maglione è orripilante, sembro veramente una vecchia. Voglio solo arrivare là a dire: guardi, ho studiato, ce la chiacchieriamo 3 secondi e poi vado a casa, cioè domani potrebbe essere veramente il mio ultimo esame. Chiudo, mi preparo la borsa, mi guardo Modern Family, che ho bisogno di gioia in questa vita, e poi vado a letto. Ci vediamo domani mattina. Ok amici, sono le 8 di mattina e non so con che coraggio mi sono alzata questa mattina. Questa notte non ho dormito. Tra poco vado in stazione e in realtà, ecco, inizierà un po' l'agonia oggi. Adesso ripasserò in treno, però ormai non si può più fare niente, quel che è fatto è fatto. In realtà non vedo l'ora di arrivare in Lombardia, perché almeno sono là, perché adesso il fatto di essere a Verona mi mette l'ansia. Volevo darvi il buongiorno, ci vediamo a Milano. Questo è il mio outfit, un po' professional. Poi ho queste scarpine. Di ogni volta che io apro il telefono cerco di fare un audio in stazione, parte sempre la voce fuori campo. Sono in questa situazione molto triste in stazione a Verona, ho trovato questo angolo di fronte a spizzico perché sto cercando di ripetere. Ho paurissima. Il tempo sicuramente non aiuta. Ciao crazy people, c'è un freddo pazzesco e voglio mandare un saluto specialmente a mia mamma perché mi ha avvisata stamattina di non mettermi queste scarpe con le caviglie fuori, ma io ho detto: ma sì, ma vabbè, ma figurati se c'è così freddo. Sta morendo. Sono arrivata in Cadorna e ho l'esame in Sant'Agnese, che è qua vicino. Milano è talmente casa mia che non sto realizzando. Sembra di essermi svegliata nella mia vecchia casa, di essere venuta qua e ciao. Me la sto facendo sotto intanto perché, cioè, seriamente mi scappa la pipì. Adesso in università c'è anche una mia amica che sta facendo il mio stesso esame, però di un'altra facoltà. Milano mi mancava ed è sempre bellissima, però, cioè, vedo già la mia università da lì, capite? Tra l'altro, guardate che freddo. Voglio, raga. Sto per entrare, non posso più tirarmi indietro adesso, aiuto. Raga, sto male, mi sono sentita giudicata per la mia scelta di scarpe. Una signora mi ha strasquadrata, tipo proprio guardandomi le caviglie, cioè avrà detto: ma questa cosa fa? Chiedo perdono a tutte le persone che mi incontreranno oggi per le mie caviglie scoperte. Raga, sono di fronte all'università. Voglio entrare. Che paura. Ragazzi, non ho il coraggio necessario per entrare, ve lo giuro. Ho appena salutato una mia amica che lei ha finito l'esame, cioè strala invidio. Lei aveva tutta la sessione alla mattina, io inizio alle 2 e in realtà è stra presto, cioè non sono neanche le 11. Inizieranno le ore di ansia in cui ripasserò fino al vomito. Raga, a mezzogiorno mi sono messa qua dietro su queste sedie in disparte perché sto cercando di ripassare, ma ormai, cioè, non ce la faccio, c'è, cioè, troppa roba da sapere e non riuscirei a ripassare tutto da capo. E mi sono beccata in università proprio per caso con due ragazze del mio corso che anche loro devono fare questo esame e sono contenta che siamo tutte messe abbastanza allo stesso modo sti capelli. Oh. Ora io mi sono posizionata lì e questa è la situazione. Presente che tipo 2 video fa vi ho fatto vedere, cioè, quando mi stavo iniziando a studiare per questo esame, mi sono preparata questi fogliettini dove ho il nome degli autori che devo dire con le varie poesie. Adesso faccio tipo sessione che mi aiuta qua la Lau, che appena finito l'esame vorrebbe vomitare piuttosto di fare questa cosa. Mi faccio interrogare su queste cose e non so più cosa fare. Sono in un momento che mi sono arresa, capite? Oh mio Dio, ho finito.
Raga, scusatemi, raga, non ci sto credendo. Ho chiuso con 28, l'ultimo esame 28. Volevo molto di più perché secondo me mi ero preparata di più. Ma giuro, cioè, stavo andando bene. Era anche comunque fiera e contenta perché vedeva che comunque le cose che stavo dicendo si vedeva che mi piacevano. E mi fa pure, le volevo dare di più. E perché non me lo dai invece di dirmelo? Cioè, non è che se me lo dice mi cambia qualcosa. Sicuramente con questo voto, anche se mi dici le volevo dare di più, non tornerò mai più. Ragazzi, ho finito. Cattolica, saone, sa raga. Oh mio Dio. Cioè, io mi ricordo ancora che uno degli esami di lingue, che poi non ho passato, stavamo aspettando qua, ti ricordi? Oh mio Dio, raga. Adesso dico al bidello che ho finito gli esami. Devo solo avvisarvi che ho finito gli esami della mia vita qua in Cattolica. Sono molto contenta. Grazie, raga. Non sto realizzando, ma... Adesso la Lau, shout out to my girl, e una possibile prof per questo photoshooting. Adesso vi faccio vedere i behind the scenes. Intanto sono in questa posizione bellissima perché guardate che bello. Però ho finito. Hi! Volete entrare nel vlog? Adesso mi vedo con la Marty, la mia coinquilz, che adesso non è più coinquilina, fa molto strano, non ci vediamo da tipo 4 mesi. Andiamo a festeggiare come i bravi veneti, con un bellissimo Aperol Spritz. Ci ha raggiunto Alessia over here, che sta già traumatizzando la Laura con l'esame che dovrà dare la Laura. E questo libro, scusami, linguistica inglese, è l'esame più brutto della mia vita, però per me. Sono tornata con la Marzia. Oh mio Dio, la vostra occhia. Adesso io vado verso la stazione alle 6:30 al treno. E quindi devo andare là 80 ore prima. Mi prendono tutti in giro, ma io devo andare là in anticipo. E vabbè, non vedo l'ora di arrivare a casa, mettermi in pigiama, vorrei strauscire e festeggiare questa sera. Ma mi sa che mi metto in pigiama e vado a letto e dormo fino a domani mattina a mezzogiorno e mezza con la baba. Sono completamente un cesso, i miei capelli parlano veramente per me. Mi sembra di averlo detto troppe volte negli ultimi video, giuro che mi lavo. Ho il mio bellissimo treno over here, direzione Verona. Sono completamente KO, non vedo l'ora di andare a casa e di mettermi in pigiama. E l'ho già detto prima, ma non vedo l'ora di dormire. Non lo sto neanche ancora realizzando, so solo che mi sento veramente una leggerezza nel mio corpo. Però adesso devo andare perché c'è la tizia che è scappata, quella lì che mi continua a fissare da un quarto d'ora perché dice: bitch, sali su questo treno che andiamo, please. Tra l'altro la prossima volta che arrivo a Milano sarà l'11 e ci vediamo a Milano, raga. Ricordo che l'11 c'è un incontro, ci possiamo vedere, ci possiamo salutare, che è sabato, ce la raccontiamo. Io sarò all'ufficio di Milano, TF, dalle 3:30 fino più o meno alle 4:15/5. E se siete di Milano, cioè, venite. Oddio, cioè, ho finito gli esami. Oh mio Dio, la parte più divertente però quando si finisce un esame è questa. Musica per le mie orecchie. Penso che adesso questa mia felicità si sia completamente trasformata in sonno. E questa notte avrò dormito 5 ore per l'agitazione. Sono molto contenta, però da una parte mi dispiace perché è come se finisse una vera e propria era. Quante crisi psicologiche di nervi che ci sono state su questo canale per quanto riguarda l'università. Inizierò ad avere una vita. Oh mio Dio. Per carità, sono stata via 3 mesi, ho fatto delle esperienze pazzesche, però come sono tornata mi sono dovuta rimettere subito a studiare. Non mi sarei mai immaginata questo giorno. Cioè, sapevo ed ero consapevole che prima o poi l'università sarebbe finita, però wow. Per quanto ci sia una parte un po' triste, io sono contenta perché adesso avrò un po' più di vita, quindi avrò un po' di tempo libero. Wow. Cioè, posso dirla questa parola? Tempo libero. Ho un brufolo interno, tipo che mi fa da triplo mento, c'è già solo il doppio mento. Questo qua veramente... Ti presenti quando avete i brufoli interni che... Cioè, vi sembra che appena muovete qualcosa, tutta, diciamo, il dolore, la compressione si, cioè, tipo, accumula sul brufolo interno. Sto parlando a caso. Ok, ragazzi, io adesso con calma mi metterò la musica, butterò tutti i miei appunti nel cestino e vado a letto. Detto ciò, my friends, grazie per essere stati con me in questa giornata. Chissà, magari questo video verrà visto per la prima volta tra 5 anni e chissà quelle persone che guarderanno questo video tra 5 anni
Chissà dove sarò io tra 5 anni. Devo chiudere la telecamera perché sto iniziando a diventare filosofa e fare pensieri filosofici e non è né giornata né l'orario opportuno. Detto ciò ragazzi, io veramente vi ringrazio di cuore, grazie mille. Ho pubblicato anche una foto su Instagram e siete stati molto molto carini. Adoro, siete sempre di supporto. I love you so much. Vado a farmi una doccia e poi vado a letto. Fuck yes. Vi mando un bacio, vi voglio bene, vi saluto con un thank you guys for watching and see you guys next time. I love you. Bye.